Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata per lo speciale di Freaks. Ieri era il 26 aprile ed è andata in onda la seconda parte della seconda puntata. Diciamo la terza puntata. Io qua oggi c'ho un po' d'ambaradan, non si vede perché il computer sta lì, qua c'è il solito iPad, qua c'è la Torre Eiffel perché siamo a Parigi, però qui c'è un po' un casino, perché ve lo spiego subito. Ieri, o l'altro ieri, ho avuto la brillante idea di poter provare, a fare una specie di diretta. Cioè, io so qua che sto registrando e nel frattempo c'è il canale di Justin TV che sta mandando via webcam quello che sto a dire. E c'è un botto di gente qua, e grazie ragazzi, sono contentissimo, c'è un botto di gente che sta scrivendo di tutto. E io sono troppo contento di questa cosa. Come si svilupperà la cosa? In due secondi. Il senso di questa diretta è perché, siccome ho visto anche ieri nei commenti che ci sono stati molti commenti positivi ma tantissimi negativi per la puntata di ieri, così ne parliamo un po' tutti, cioè facciamo un po' un casino, no? Stiamo un po' tutti quanti qua a parlarne e ci divertiamo. Quello che sta succedendo nella chat, quello che sta succedendo, è tutto registrato da tutte le parti, quindi tutto quello che scrivete nella chat potrebbe tranquillamente finire nel video col nostro nick, col vostro nick, quindi fate i bravi. Io come al solito ho l'iPad qua, questo aggeggio che ha banana? Che ha banana? Non so, qualcuno ha suggerito una banana, è uscita fuori una banana. 3, 2, 1... Da ieri sera, prima cosa, è arrivata in orario, alle 9:30, e già è una gran cosa questa. Per molti è stata difficile, a me è piaciuta, l'ho trovato una conseguenza delle puntate precedenti. Pensiamo che Freaks è fatto a 12 minuti a puntata. In una serie normale credo che questa terza puntata sia semplicemente 10 minuti di epilogo. Abbiamo visto tutto quello che è successo e in 10 minuti, gli ultimi 10 minuti, c'è l'epilogo della puntata. Il problema dov'è? Mi sono scordato gli occhiali per fare lo stronzo. Tre puntate, io le considererei una sola. Per quale motivo? Però è un errore. Perché? Metto gli occhiali a stronzo. Modalità stronza attiva. Perché il fatto che viene fatta una serie che si sa in partenza che verrà caricata su un sistema, non in televisione, ma su un sistema che per il suo tipo di, il suo modo di essere, per la fruizione che ha, mettere video più lunghi di 10-12 minuti non funziona tanto. Doveva essere scritta per essere fruita in questo modo. Io sono dell'idea che queste tre puntate sono una sola, ma è sbagliato, perché ogni puntata doveva avere, tra virgolette, la sua conclusione, quindi il suo inizio, il suo svolgimento e l'epilogo. Capisco che in 12 minuti è molto molto difficile, però doveva essere così. Per quanto riguarda poi come si è svolta la puntata di ieri, molti ho visto che hanno detto che la partita a molti è piaciuta. Claudio, vabbè, fa la sua porca figura, ma lui ormai l'abbiamo capito che non so se è il suo mestiere fare l'attore, ma sicuramente è un attore nato. Quello che non mi è piaciuto della partita di calcio è come è stata presentata nella puntata precedente. Quando lui dice calcetto, ok, forse qua qualcuno lo conosco, ti dà l'idea che dopo andremo a vedere un incontro con qualcuno nella partita di calcetto con cui lui parlerà, con degli amici con cui lui parlerà. Invece vediamo solo lui che gioca a calcetto. Girato in maniera simpatica, si poteva fare meglio, ma girato in maniera carina. Mi sono piaciute, anche se non c'entravo un cazzo, però erano divertenti tutte le volte che Claudio guardava in macchina. A che cosa serve la partita di calcio? Qua mi levo la modalità stronzo, perché secondo me tutto, nonostante che non mi è piaciuta la partita di calcio, però esiste per un motivo. Secondo me la partita di calcio esiste semplicemente per far capire totalmente qual è il superpotere del personaggio di Claudio e di Silvio. Lui è fortunato, punto. Non è super forte, non è un supereroe, c'ha un culo allucinante, quindi facciamo vedere questa partita di calcio e lui fa 357.000 gol, come quello che si vede nella partita. E il personaggio se ne rende conto nella scena che lo riguarda successiva, quando fa quella battuta, che cazzo vuoi,
un sacco di cose, cizze, bellissima quella, mi ha fatto morire da ridere, dove lui, credendo di essere super forte, va lì a spotta il tizio, spotta la ragazza, perché a modo suo è super forte, e invece no. E lì si rende conto che è fortunato. Infatti, quando lo rivediamo alla fine, scrive su Facebook, mi pare, dal telefonino, in inglese, scrive: sono quello fortunato. L'unico, per esempio, a non essersi ancora reso conto del suo potere è il personaggio di Andrea, perché Guglielmo, quindi Marco, l'ha capito, e Ciccia, sa, non mi ricordo come si chiama, Viola, l'ha capito qual è il suo potere, la vampira, lei non mi ricordo come si chiama assolutamente, ha capito di che cosa ha bisogno, Claudio l'ha capito e stavo parlando di Andrea non l'ha capito. Andrea Poggioli è un figo, sì, siamo d'accordo, cioè non so, cazzi vostri, però ogni tanto leggo Andrea Poggioli è un figo. Andrea Poggioli in questa puntata si cerca di capire lui chi è. Qualcuno dice, ma che diavolo mi ha chiesto anche, ma che diavolo sta facendo sul computer, non ne ho idea, sta smanettando su qualche social network. Adesso qui comincia l'indagine dei protagonisti per cercare di scoprire veramente che diavolo hanno fatto nei 4 mesi in cui sono andati in questo blackout. Quella battuta su ci abbiamo vinto un sacco di volte a Trivial può essere fuorviante, non si capisce benissimo. Si è aperta una parentesi particolare per esempio per il personaggio di Marco, di quello di Guglielmo. Quando lui va a incontrare i suoi amici parla di questa cosa come se fosse la prima volta che ve lo dico, e lì non si capisce bene se già l'ha detto ai suoi amici, cioè i suoi amici lo sanno, oppure semplicemente lo stanno a prendere per culo. Per quanto riguarda invece la vampira, il suo sviluppo è molto molto interessante, siete d'accordo? Qualcuno è d'accordo? Sì, che la vampira è più interessante? Sì, una cifra. C'è un flashback di quando lei rientra a casa in cui si vede quest'uomo seduto alla scrivania. E dopodiché si vede un bambino. Giulia si chiama il personaggio? Giulia, ok. Ha comunque qualche collegamento con l'uomo misterioso, sempre ammettendo che quest'uomo misterioso sia il tizio seduto alla scrivania. Voi siete d'accordo? Pensate che lui? La musica mi è piaciuta un sacco. E mi è piaciuto tantissimo, ha dato molto molto effetto, la carrellata finale sul letto della vampira Giulia. La carrellata finale dove in sfogato in fondo si intravede qualcosa e non appena si spegne la luce si vede che c'è l'omino lì che la guarda. Mi è piaciuta tantissimo, fa molta 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 atmosfera. Basta, aspettiamo cosa succede con quella nuova. Le critiche non mancano, ma è ovvio perché c'è un sacco di gente che a ogni puntata si aspetta chissà che. Se mi piace, se mi dà delle emozioni, se alla fine la chiudo di me la sono goduta, ma chi cazzo se ne frega, che la facciano un po' come gli pare, l'importante è intrattenerci, e su questo ci stanno riuscendo benissimo. Quindi non ci sono problemi. La cosa che mi incuriosisce è come ripartiamo adesso, perché si chiude una parte, cioè si chiude la parte introduttiva. Quindi, visto che stiamo qua a fare sta diretta, passiamo alle domande. Dato che abbiamo tutta sta gente, c'è una vagonata di persone che stanno scrivendo di tutto e di più, io non riesco a seguire tutta la chat e tutto, cerco di mischiare un po' le cose fra Twitter e lì. Guglielmo ha cominciato a recitare, il suo personaggio finalmente sta cominciando a uscire fuori, e a me è piaciuto, lui ha delle espressioni, ha una mimica facciale, lui è un attore nato pure, cioè ti comunica qualcosa. Ieri quando incontra quelle ragazze e c'è questo salto nel tempo, la sua mimica facciale è stupenda, cioè è perfettamente calato nel personaggio, è perfettamente credibile perché è a disagio e si vedeva che era a disagio, lo faceva intendere, capire benissimo che era a disagio e funzionava. Il personaggio di Guglielmo che è andato a letto con il personaggio di Claudia, dice Memi, sì, viene detta questa cosa, ragazzi calcolate che ci sono appunto questi 4 mesi dove piano piano scopriremo quello che sta succedendo, quello che è successo. Sappiamo che sono delle persone che non si conoscevano, quindi credo che sia questo il loro, diciamo, il loro scopo. Cercare di scoprire cosa li accomuna e cosa tra virgolette li accomuna
all'uomo misterioso. Mio piccolissimo dubbio, ma non ne sono sicuro, che magari l'uomo misterioso ce l'ha solo con Giulia, cioè ha qualcosa solo con Giulia, non un collegamento, ma cerca solo lei e gli altri ci arrivano di conseguenza. Non lo so, è possibile, ma non lo so. Notando gli errori di edizione. Gli errori di edizione... Sì, ma chi se ne frega. Non passarci sopra. Gli errori di edizione, sì, ma sono... Ce n'è uno, quello un po' più palese, è stato nella puntata scorsa, dove la ragazza, Giulia, la vampira, in un'inquadratura ha la bocca aperta quasi sorride, e nell'altra inquadratura ha la bocca chiusa. Non sono cazzate. Cioè, non c'è il discorso, che ne so, questa stava qua al taglio, sta qua. Non ci sono cose gigantesche, sono stupidaggini che vengono fuori da diversi chak, quindi va bene. Sì, siamo un botto. Ho notato che siamo un botto. Domenico Ripa scrive, non ho capito la parte di quel bambino che guarda dalle scale. Non c'era molto da capire. C'era un bambino che guarda dalle scale. Bisogna vedere se era il fratello, bisogna vedere se è il figlio. Boh. Ve l'ho già detto nella puntata di prima, io non lo voglio sapere. Voglio che me lo raccontano, non mi interessa saperlo. Come Claudio che potere c'ha? È due ore che lo diciamo, Claudio che potere c'ha. Che pensi della recitazione degli amici Wilwash? Ragazzi, non eccelsa, non brutta, credibile, nella media. Ci scrivete delle cose allucinanti. Ma solo a me è piaciuto che ci fossero scene di massa. Piaciuto anche a me. Vabbè. Non è vero che non si può fare lo stronzo su Freaks, assolutamente. Se fanno stronzate uno lo dice. Per me la parte della partita a calcetto, ve l'ho detto che non è stata... non mi è piaciuta molto. Al momento stanno andando alla grande. C'hanno delle piccole... come dico sempre, hanno dei piccoli problemi, ma quello è abbastanza normale, ma stanno andando alla grande, quindi non è assolutamente vero che lì lo stronzo non si può fare. A me piace, a me sta piacendo moltissimo. E quindi non mi viene fa lo stronzo, ma solo per quello. La stronzaggine serve comunque. Quando c'è da fa lo stronzo si fa, non vi preoccupate. Che ti aspetti nella prossima puntata? Non lo so. Nella prossima puntata spero che cominceranno ad andare più a fondo alla ricerca di indizi per questi 4 mesi. Ma che cosa mi aspetto? Non mi aspetto niente. Non lo so. A me non è piaciuto quando la ragazza è andata dall'ex cieco e gli ha detto praticamente niente, perché in tutte le puntate precedenti ha avuto la fissa di che fine aveva fatto il suo ex, quindi andarci era abbastanza giustificato. Punto. Che cosa gli doveva dire? Non gli doveva dire niente. L'ha spanculizzata dopo 4 mesi, vorrei ben dire. Non è troppo banale che Viola sia andata a letto anche con Marco? Banale o non banale non lo so, bisogna vedere. Perché abbiamo solo saputo che ci è andato a letto, ma perché? Boh. Che è successo? Boh. Claudio in 20 minuti ha ripreso la vista perché lui c'ha culo, è fortunato e quindi non può rimanere cieco a vita. E poi c'ha i superpoteri. Ragazzi, dialoghi migliori. Allora, c'è chi dice, ci sono diverse persone che dicono pure nei commenti che ci sono troppe parolacce. Il loro tentativo di portare una serie nella Roma urbana, cioè di raccontare una cosa particolare, fantastica, nella Roma urbana, include pure questo. I ragazzi non si parlano per strada in maniera particolarmente elegante o con chissà quale gergo, si mandano a fanculo in continuazione, tirano fuori di tutto e quindi è così. Ripeto, non c'è uno sceneggiatore di chissà chi dietro, ci sono loro, l'hanno scritta loro, quindi come parlano scrivono, è ovvio, tutti scrivono come parlano, non è quello, poi dipende qual è il contesto, in una cosa del genere ci sta. Della puntata di TV Talk dove hanno criticato Freaks, non l'ho vista la puntata di TV Talk. Certo, Freaks è criticabile senza dubbio. Se arriva un tizio che fa televisione, che fa questo mestiere da marita, te la smonta in 3 microsecondi, perché si può smontare in 3 microsecondi, non è quello il problema. Il discorso che faccio io è quello che vi ho detto sempre, principalmente a gusti personali. Ci sono un sacco di film che mi piacciono, che sono delle stronzate micidiali, hanno 200 milioni di problemi, ma se una cosa mi piace e non mi fa
cadere l'occhio sul problema per me va bene. Volevo dire una cosa, ma mi massacreranno. Abbiamo detto un po' di cose, niente, per me queste tre puntate le prendo come una sola. Accetto che siano state messe su YouTube, quindi andavano da 12 minuti l'una e va bene. E si è conclusa questa trilogia di puntata, si è conclusa decentemente, vediamo che cosa uscirà dopo. Non vi fate troppe domande, guardate, fatevi raccontare la storia, fine. Perché la cosa più bella di questo affare è la storia. È intrigante, è carina, è intrigante, ha rubato tutto dappertutto e l'hanno messo in un frullatore e lo stanno tirando fuori. Bene, mi piace, guardiamocela, basta, tutto qua. Quindi per la terza puntata di Freaks abbiamo concluso, il live è andato benissimo, c'è stato un bordello della Madonna, ma è esattamente quello che volevo un casino e un casino c'è stato. Vi ringrazio a tutti e ci vediamo alla prossima puntata, non solo di Frix, sto lavorando anche agli altri canali, perché ormai è finita che qua sto a parlare solo di Frix e la cosa non me va, perché non è quello che voglio fare, voglio parlare di moltissime altre cose. Ciao a tutti, chiudiamo il video ufficiale, rimaniamo un altro poco alla diretta qua che mi sto a divertire. Ciao! Allora, niente, intanto vi ringrazio tutti per questa cosa della diretta, siete un botto, siete uno strabotto e sono felicissimo di tutto ciò, veramente grazie. Vi ringrazio anche di cuore per i 500, ci siamo arrivati, e quindi a breve facciamo il contest, o il giochino, perché non è un contest, ragazzi, è un giochino. Lo sto studiando, perché voglio fare una cosa un po' particolare e non è facile, e la sto studiando, vi giuro che non appena ho chiari tutti i punti, ve lo farò sapere a brevissimo, nel giro di una settimana, perché è un po' complicato, un po' particolare, non è facile, ma lo faremo, perché non me va di dirvi ok, mandatemi le vostre impressioni su questo, oppure datemi un canale o che ne so quale cazzata, no, voglio fare una cosa divertente e simpatica per tutti, e non è facile, quindi non appena è pronta, è pronto il giochino, perché è un giochino, non è un contest. Non appena è pronto, ve lo faccio sapere. Je suis Monsieur le Fantastique. Allora, due minuti, perché guardo qua? 2 minuti che devo accendere la macchina e tutto. 2 minuti. 352 che mi stanno guardando in Italia in chat. Non ci credo. Ciao, eccovi. Eccoti. Salutatevi. Let's get some techno.